Ed eccoci pronti per presentare una nuova band che cercherà di calcare il palco della Vica Rock 2019 e siamo in compagnia di Tuccio, Gabriele e Giuseppe. E voi siete? Dexenia. Dexenia. Perché questo nome, prima di tutto? Ho fatto studi classici, quindi latino più greco. De è proposizione latina, Xenia è dal greco, vuol dire straniero, vuol dire, diciamo, in modo improprio sulle estraneità, le cose a cui non siamo abituati. Qua c'è del professionismo, ragazzi, c'è del professionismo. Allora, ragazzi, che genere fate? Spiegatemi un attimo. Chi me lo dice? Sempre tu? Beh, puoi chiederlo un po' a tutti. Allora, dimmelo tu. Che genere fate? Qual è la particolarità, soprattutto, della vostra musica? La particolarità, facciamo alternative rock, un po' indie, non l'indie moderno, ma perché siamo indipendenti per l'appunto. Possiamo associarci anche un pochettino ai Ministri come genere, inediti in italiano, quindi un progetto un po' particolare. Guarda, già sono curioso di ascoltare qualcosa perché non ho capito benissimo, vi dico la verità, però sono... C'è un po' una commistione tra sonorità nord europee, perché abbiamo tutti ascolti tendenti al metal, quindi metal un po', non lo so, Novembre, Opeth, Catatonia, quindi metal svedese. Però siamo italiani, io personalmente scrivo i testi e ho intrapreso un percorso di studi sin dall'adolescenza sulla lingua italiana e mi sono mantenuto su questa linea. Ragazzi, devo dire che il metal, associarlo alla lingua italiana, non è semplicissima come cosa. È abbastanza strano. È strano e non è facile, assolutamente. Ci sono i Furor Gallico, ci sono i Folkstone, esistono progetti, i Rumor Nero, però... Però non facciamo pubblicità alle altre band, insomma, pubblicizziamo voi. Sono già affermate. Anche voi dopo il Lavica, se riuscirete a passarlo, sarete affermati o no? Speriamo. Allora, so che avete preparato qualcosina, ma prima dovete dire per quale motivo la gente a casa dovrebbe votare proprio voi. Chi me lo dice, sempre tu? Beh, perché il nostro progetto è molto serio, nel senso noi, non che gli altri non lo siano, attenzione, però c'è una ricerca, c'è un'indagine sui testi, nello specifico, almeno parlo per il mio, che scavano nella mitologia, nell'esoterismo, nella tipica introspezione dell'indie nostrano, quindi penso che una tale indagine... Oddio, sono anche di parte perché sono nostri brani, però penso vada premiata per questo, perché oggi c'è molto a secondare i gusti del pubblico, mentre invece noi facciamo un po' quello che ci passa per la testa e cerchiamo di farlo bene, ricercando anche in cose dove molti non vanno a vedere. Ragazzi, cosa c'è da dire in più? Mi sa che ha detto tutto. Io sono curioso di vederli sul palco dell'Avica. Se siete curiosi anche voi, mettete un like sul loro video. Lascio lo spazio, ci vediamo tra pochissimo. Di mezzo scende questa bufera, occhi rimasti aperti a fissare il tuo tormento, e mi ritrovo ad osservare le guglie di una cattedrale. Snella è la sua forma, c'è la misteri sovraumani, in essa alberga il segreto, antico come il tempo stesso. Tra le sue bianche membra, il mio costato ritrova la sua Eva. Beh, ragazzi, li avete ascoltati? A me piacciono, spero di vederli sul palco dell'Avica. Se volete vederli anche voi, mettete un like sul loro video. Io ovviamente vi do l'appuntamento il 7 e l'8 di settembre, Parco Antonio Niante di Via Grande, Lavica Rock 2019. Ciao ragazzi. Ciao, grazie.